Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di fare un make-up tutorial per presentarvi la nuovissima collezione di Isadora che si chiama Find Your Perfect Look. Questo video fa parte di un progetto fighissimo ragazze, cioè adoro, che praticamente coinvolge non solo me ma anche altre due youtuber che sicuramente conoscerete, la meravigliosa Claudia a cui ormai sono affezionata, Chiaroscuro Makeup, e l'impeccabile Giulia Cova. Allora, ognuna di noi ha un mood da interpretare perché la nuova collezione di Isadora appunto decide di ispirarsi a tre mood. Io in particolare interpreterò il mood bohemian, che penso sia perfetto per me perché i look bohemian sono caratterizzati da sfumature ma comunque colore e pigmento, e quindi è il mio look assolutamente. Claudia del canale Chiaroscuro ha interpretato il look rock chic e invece Giulia Cova ha interpretato il look bare beauty. Vi consiglio vivamente di andarli a vedere tutti quanti, io sono l'ultimo a pubblicare quindi loro li ho già visti, mi piacciono tantissimo. Prima di iniziare il make up vi dico che se vi interessa qualche prodotto che utilizzerò oggi, se non tutti i prodotti della collezione Find Your Perfect Look, li potete trovare sul sito My Beauty Web, ve lo lascio linkato qua sotto, come anche i video delle rispettive Giulia e Claudia, sempre nel box informazioni, e ovviamente potete trovare i prodotti Isadora anche nelle farmacie. Ed ora iniziamo. Allora, inizio con la base già appunto realizzata perché ci concentriamo così bene bene sulla collezione, e partiamo proprio dalla palettina che si chiama Eyeshadow Quartet. La mia è nella tonalità 18 Boho Brows. Ha dei colori che io amo, amo. Allora, ho già provato i prodotti, quindi vi so anche dire che sono veramente, veramente molto interessanti. A me l'idea dei quad piace tantissimo quando viaggio, perché appunto li chiudi, li metti nel beauty e sei a posto. E partiamo con il marroncino più chiaro, eccolo qua. Con un pennello a sfumatura e vado a fare un po' la mia crease, iniziare la mia crease. Nonostante siano leggerissimamente satinati, comunque non sono colori che infastidiscono anche nella piega dell'occhio, anzi a me piacciono veramente tanto perché la esaltano particolarmente. Ora, sempre col nostro pennellone da sfumatura morbido, vado a prelevare invece questo colore qua ramato, che andiamo ad applicare sempre nella piega dell'occhio, prima con un pennello morbido e poi per intensificarlo con un pennellino più compatto. Come potete già notare dall'applicazione, sono veramente facilissimi da applicare, sfumabili e hanno una resa colore secondo me pazzesca. Vi permettono quindi di modulare il colore senza creare eccessi o grumi particolari, veramente alla portata di tutti ragazze, semplicissimo. Come vi dicevo, i look bohemian sono molto molto sfumati, quindi mi raccomando, questa fase di sfumatura prelevate sempre poco prodotto per volta e andate a sfumarlo molto bene in maniera molto delicata su tutta la vostra palpebra mobile e fissa. Ora, con un pennellino più piccolo, vado a prelevare questo marrone sempre dalla palettina, che è un marrone con qualche leggera influenza violacea all'interno, e vado all'angolo esterno dell'occhio, proprio dove sento l'osso della mia piega palpebrale, concentrando il colore in particolare all'angolo esterno e poi sfumando piano piano nella mia piega. Decidete voi quanto alzarvi, dipende dallo spazio che avete, dal sopracciglio alla piega dell'occhio, dipende anche dal tipo di trucco che a voi piace indossare, quindi assolutamente quanto alzare la sfumatura dipende solo ed unicamente da voi e dal vostro gusto personale. A me piace tantissimo renderla molto ampia perché mi piace poi andare a creare un eyeliner abbastanza spesso, quindi se facessi la sfumatura troppo bassa andrei a perdere praticamente tutto il make-up, quindi mi tengo sempre più alta. E adesso, per non spegnere il tutto, riprendo il mio pennello da sfumatura morbido e ripasso in alto per andare a ricalcare un po' questo bellissimo rosso borgogna che abbiamo utilizzato come primo colore nella piega dell'occhio. Adesso, con un pennellino da ombretto, cosa facciamo? Riprendiamo il nostro rosso bordeaux e lo andiamo praticamente a tamponare al centro della palpebra,
il color rame, il colore bordeaux, i colori comunque che vanno dall'amaranto fino al viola, sono colori perfetti ed ideali per i colori di occhi tipo i miei, che sono castani ma hanno delle pagliuzze verdi all'interno, perché tira fuori tantissimo il verde degli occhi, quindi dà profondità e li enfatizza tantissimo. Adesso sto aggiungendo un po' di marrone scuro di nuovo nella piega, sempre per dare la nostra amata profondità, e con il pennellino con cui ho applicato l'ombretto lo prendo di taglio, prendo il mio bordeaux e vado sotto le ciglia inferiori. In questo modo qui, veramente molto 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 semplice, perché un look occhi non si lascia mai, a meno che, ripeto, non sia vostra abitudine, non vi sentiate a vostro agio, però diciamo che il metodo dice che bisogna sempre completare il trucco occhi con la parte inferiore. Anche in questo caso lo spessore della parte inferiore, la sfumatura, il colore eccetera dipende tutto da voi, dai vostri gusti personali. Anche qui a me piace caricare molto, perché trovo che dia maggiore profondità allo sguardo. E infine, per completare il nostro trucco occhi, prendo il mio caspitiello, quindi la spugnetta, e vado a prendere il colore dorato che applicherò all'angolo interno dell'occhio. Lo stesso colore ben scaricato lo applico sotto l'arcata sopraccigliare, ben scaricato perché non vogliamo un effetto troppo riflettente sotto l'arcata, quindi bisogna sfumarlo molto bene, e quindi io uso un pennellino da sfumatura apposta per fare ciò. Tocco finale, bisogna sempre ripassare con il pennello con cui abbiamo creato la primissima sfumatura. Ora possiamo passare all'eyeliner, e lui è il Flex Tip Eyeliner nella tonalità 80 Deep Black, un eyeliner in feltro con la punta sottilissima, che quindi ci permetterà di andare a creare la nostra rigona di eyeliner. È veramente nero nero nero, scriventissimo e facilissimo da usare. Anche in questo caso larghezza, profondità, lunghezza della linea, insomma, la decidete voi in base al vostro occhio e in base ai vostri gusti. A me piace tantissimo fare la classica linea di eyeliner molto allungata, perché mi piace il mood occhi di gatto. Eyeliner terminato, e ora completiamo il trucco occhi con il Grand Volume Lash Curler Mascara e diamo intensità, volume, lunghezza alle nostre ciglia. L'applicatore fatto a barchetta facilita tantissimo la stesura del prodotto sulle ciglia, ha tantissimi tantissimi dentini, quindi veramente le raccoglie tutte quante alla perfezione. E mi piace proprio perché riesce a dare il giusto volume, la giusta lunghezza, ma soprattutto la giusta separazione alle ciglia. Se vi sporcate, come succede sempre a me sulla palpebra, lasciate asciugare, quindi completate il resto del look, lasciate asciugare e solo dopo andiamo a correggere. Comunque a me piace tantissimo, vedete, caricare gli occhi ma non mettere la matita nera all'interno, cosa che potete anche fare se volete, perché così lo alleggerisco. Se invece capita che sto fuori tutto il giorno, indosso sempre lo stesso look, poi aggiungo un po' di matita nera e sono pronta per la sera. Procediamo e andiamo al blush, il blush in stick proposto nella collezione che ho io si chiama 10 Boho Blush ed è appunto un blush in stick, quindi va semplicemente messo così sulle guanciotte, e a me piace, vi dirò, stenderlo con la Beauty Blender perché lo modulo tantissimo, cioè lo vado ad applicare, a sfumare e decido poi se aggiungerne. Questo colore mi piace da matti perché è un color, come dire, un color neutro, molto molto neutro, però con una punta di rosa, quindi ci dà l'effetto bon mine, l'effetto salute,
pur essendo un colore molto delicato. Come potete vedere, io lo sto sfumando sulla cipria, sulla base già incipriata. Non crea alcun tipo di alone, alcun tipo di stacco di colore, alcun tipo di cosa strana. È facilissimo da stendere ed è veramente bellissimo, mi piace un sacco come colore. Ora, quel che faccio è riprendere il mio pennellino da sfumatura con cui ho applicato il color oro che c'è nella palettina e lo uso come illuminante, quindi lo vado ad applicare sullo zigomo alto, eccolo qui, e lo collego come una sorta di C alla fine del mio sopracciglio. Guardate qua che roba. Piccolo tip quando siete in viaggio e non avete voglia di portarvi dietro tutta la casa, eccoci qua, ma non volete neanche rinunciare all'illuminante, anche in questo caso intensità a vostra scelta. Ora che il mascara sulla palpebra si è seccato, semplicemente passiamo col cotoncino e voilà, si è tolto senza dover rovinare tutto il trucco degli occhi. E ora terminiamo il nostro make up con le labbra. Per le labbra ci sono ben tre prodotti della collezione. Allora abbiamo la Sculpting Lip Liner Waterproof nella tonalità 76 Ginger Brown. Poi abbiamo il Lip Desire Sculpting Lipstick numero 76 Ginger Brown ed è un rossetto molto particolare perché è appunto fatto così a matita estraibile. E infine il Liquid Lip Cream, questo è un gloss spettacolare che volendo potete utilizzare anche da solo. Io per farveli vedere tutti quanti ve li faccio vedere appunto tutti all'opera. Quindi inizio con la matita, che anche lei è estraibile, cosa che personalmente adoro. Per assicurare una durata maggiore del rossetto vi consiglio di riempire bene bene non solo il bordo labbra ma di entrare anche un pochino e poi col ditino andate a sfumare i bordi interni. In questo modo, come vedete, la parte interna è più chiara, quindi ci darà anche un effetto ottico di volume maggiore alle labbra, e la parte esterna si fisserà e impedirà non solo al rossetto di uscire dal bordo labiale ma anche di durare di più. Ora applichiamo il nostro rossetto. Quanto è bello, quanto mi piacciono questi colori, poi soprattutto per l'autunno, ragazze. È stupendo, cremoso e molto confortevole, rimane leggermente luminoso appunto perché è bello burroso. Mi piace da matti, mi piace veramente da matti. Ma per completare l'opera appunto lip gloss, così diamo un bel effetto extra volume, e lui essendo di un colore un po' più freddo lo vado a mettere solo al centro. Faccio questo movimento così si distribuisce equamente, perfetto, e non dimenticate di togliere gli eccessi di rossetto così non ve lo ritrovate tutto quanto sui denti. Prima di lasciarvi volevo farvi vedere lo smalto che fa parte appunto di questa collezione nel Bohemian Mood, ovvero il mio, il numero 404 Bohemian, che fa parte dei Wonder Nail Extra Long Lasting Quick Dry Nail Polish ed è un colore favoloso, praticamente il colore che indosso io, anche se il mio è appunto gel. Però il colore è lui, perfetto per l'autunno. E quindi ragazzi abbiamo terminato questo Fall Makeup Look Bohemian Mood con Isadora, che ringrazio moltissimo per aver partecipato alla realizzazione di questo makeup. Ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qua sotto, se il video e il makeup vi piace lasciateci un bel like ed iscrivetevi al canale se ancora non fate parte di questa splendida community. Vi ringrazio di nuovo di cuore e noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacione, ciao!